Non è più presente il cartello che indicava agli automobilisti l'obbligo di svoltare a destra nell'incrocio di via Piave con via Le Trieste. Installato invece adesso lo stop, il segnale stradale che obbliga il conducente a fermarsi e dare la precedenza, mentre prossimamente verrà predisposta anche la segnaletica orizzontale. Appare all'albo pretorio l'ordinanza del 17 gennaio che revoca i provvedimenti che erano stati istituiti attraverso una precedente ordinanza e introduce l'obbligo di fermarsi e dare per l'appunto la precedenza in quell'incrocio. Abbiamo come Polizia Municipale osservato... Questa, questa intersezione stradale, ma verifiche nel tempo ne sono state fatte anche su altre aree dove abbiamo rimosso dei divieti che riteniamo non più adatti a come si è sviluppato il traffico nel tempo. Da una verifica effettuata ci siamo resi conto che probabilmente, per addivenire a quello che è l'utilizzo prevalente dell'aria in sicurezza, questo obbligo non, non era adatto perché appesantiva molto gli utenti della strada che avevano le esigenze di collegarsi sull'autobus opposto di viale Trieste, che quindi erano costrette a percorrere tutto viale Trieste, arrivare fino a via Messina per ritornare indietro e ripercorrerlo. Ritenevamo che mo appesantiva molto il traffico di un'artiglia che è già di per sé è molto utilizzata sia per le attività economiche che ci sono che anche per gli istituti scolastici. Abbiamo ritenuto che eliminare quell'obbligo e quindi consentire la svolta su entrambi i lati, però rafforzare nello stesso tempo l'ingrocio con il segnale di obbligo di fermarsi e dare precedenza, eh, meglio. Si addice a quello che è l'utilizzo prevalente di quell'area di intersezione, che lo riteniamo così più sicuro e dà anche più soluzione all'utenza. Si prevedono intanto ulteriori modifiche nella viabilità cittadina. Abbiamo anche delle direttive dell'amministrazione che sono, sono state emanate in questi giorni che ci invitano a rivedere eh, la viabilità in alcuni tratti di strada eh, per ridurre il, la velocità di norma consentita nei centri abitati, altri interventi per meglio segnalare attraversamenti pedonali particolarmente utilizzati o in presenza di luoghi dove esistono scuole o eh, diciamo, luoghi dove eh, c'è una maggiore presenza di persone proprio per Rendere più evidenti sia gli attraversamenti con la segnaletica verticale, ma nello stesso tempo anche che siano eh, diciamo delle prescrizioni più cogenti in capo agli automobilisti e per ridurre la velocità in quei tratti di strada. Il tutto poi sarà rafforzato con gli strumenti che abbiamo anche con la verifica del rispetto dei, delle prescrizioni che verranno date con l'autovelox, lo street control, cioè con gli strumenti elettronici per verificare se poi gli utenti ottemperano quelle che sono le indicazioni che, e le prescrizioni che vengono date nei tratti di strada interessati.